Allora, io non so come si fa ad essere incazzati per una vittoria, perché la Juve ha vinto, praticamente ha vinto il campionato. 16? Quanti punti cazzo c'ha di vantaggio? Non lo so, 16 punti. Ma allora, cioè, ci sono troppe robe da dire in questa partita. Onestamente, le moviole lasciamole fare ai moviolisti perché, come ovvio che sia, queste sono partite dove alla fine ci sarà sempre da discutere e si discuterà sempre, ma lasciamo ai moviolisti le cose, l'espulsione, no, perché non è, il regolamento dice che non è solo il contatto, è anche il tentativo di contatto, è vero, tecnicamente il regolamento dice quello, ma però comunque dopo il rigore su Alexandro simile a quello di Sciglio, quando aveva la maglia del Milan che poi Donnarumma disse sempre a loro, cioè onestamente. Diciamo qua, no? Poi dopo così, Koulibaly andava espulso. La prima ammonizione per Pjanic c'era, ma a me che cazzo me ne frega? A me del campionato ormai non me ne frega più nulla. Questa è una partita che la Juve poteva pure perdere, non me ne fregava niente perché comunque vada perdendo andava a 10 punti di vantaggio. Non è quello il fatto, a me interessa più che altro l'unica cosa che è la partita con l'Atletico di Madrid, perché è l'unica cosa che resta, altrimenti praticamente chiudiamo tutto, spegniamo la televisione e si riparte ad agosto a settembre. E allora il punto qual è? Il calcio è bello perché è vario. Inaspettatamente potrebbe anche capitare contro l'Atletico che ti ritrovi in vantaggio 1-0 con un uomo in più. Tu cosa fai? Regali due contropiedi e devi sperare che l'Atletico prenda il palo. Dopodiché sul calcio d'angolo riesci a fare pure il 2-0. Mettiamo caso che tu contro l'Atletico stai vincendo 2-0 con un uomo in più. Cioè, come, che cazzo di secondo tempo era quello? Capito che. Cioè, ragazzi, ma che cos'era quella roba? Io non mi è mai capito. Cioè, così stavo, così. Cioè, ho fatto 45 minuti così, fermo. No. E secondo me Ronaldo ha fatto la stessa roba in campo. A parte che però Ronaldo c'è stato un contropiede dove cazzo la potevi dare a Bernardeschi, sei girato per tirare di sinistra, vaffanculo pure tu. Però ha ragione, ragazzi. Mandzukic impalpabile, ma ultimamente, onestamente, Mandzukic, dopo quel gol con la Roma, non ha più segnato ed è impalpabile ultimamente. Ma dico io poi. Ma veniamo sempre a lui perché è lui l'uomo del momento. Cioè, cazzo, io non sono allenatore per l'amore di non ne capisco nulla di calcio. Appena ho visto la situazione, sapendo anche quante polemiche comunque vada ci sono, perché ci sono sempre polemiche, mi sono detto l'unico che potrebbe a rischio è Pjanic. Ma già nel primo tempo mi sono detto questo è ammonito per aver sfiorato Caglione che appena lo sfiora, ragazzi, è impressionante. Comunque, con tutto il rispetto, però è impressionante. Caglione, porca puttana, cioè, appena lo tocchi, questo rotola a terra, è una roba pazzesca. Comunque, vabbè. Comunque, cioè, dico io, Pjanic pecca un'ammonizione. L'unica cosa a rischio che poteva cambiare la partita era Pjanic. Anche perché Pjanic si riporta sempre la solita storia dell'anno scorso a Milano con l'Inter, eccetera. Ma dico io, riparti con Pjanic, stai vincendo 1-0. Tieni 2-0, hai un uomo in più, ma lo vuoi mettere il 4-2? Leva pure Pjanic a sto punto, metti 4-2-3-1, metti Cancelo più alto perché Cancelo si fa bucare, metti De Sciglio, fai una linea 4 in difesa, due centrocampisti, Matuidi e Emre Can, 4-2-3-1. Cazzo, attacca, cioè anche perché la Juve era partita bene nel primo dei primi 3-4 minuti, attaccato, pressing alto, Meret che non poteva, che doveva rinviare lungo perché tutti a pressare alto. Ma dico io, ma porca, ma vedi che funziona attaccare? Funziona. Cioè, no, lascia Pjanic, ecco qua. L'unica cosa che poteva cambiare drasticamente la partita era un'eventuale espulsione di Pjanic e l'arbitro appena giustamente ha avuto l'occasione di ripristinare l'equilibrio in campo e immediatamente ha ripristinato l'equilibrio in campo. Punto. E all'improvviso si rovina la partita. Poi devi spiegarmi per quale motivo 11 contro 11 nel primo tempo, i primi 10-15 minuti attaccavi solo tu, nella ripresa appena vai di nuovo in parità numerica non si capisce più un cazzo. Certo, allora avevano il vantaggio che avevano avuto 15 minuti di intervallo per preparare quello schema dei 10. Tu i 10 ce l'hai improvvisato, ho capito pure però.
Non si può fare questo. Allora, devo essere onesto. Devo dire le cose come stanno al minuto 5, 8, che cazzo è? Il Napoli meritava ampiamente il pareggio e visto il secondo tempo, ma anche la vittoria. Che poi a me personalmente non me ne fregava un cazzo, però questa è un'altra storia. Il Napoli rispetto alla Juventus, secondo me, ha un centrocampo superiore. Fabian Ruiz, Allan e Zielinski, secondo me, sono molto meglio di Pjanic, Matuidi e Emre Can, o Bentancur eventualmente. Cioè, a me piace più il centrocampo del Napoli. Penso che la Juventus quest'anno non sia la squadra più forte d'Europa, del mondo, eccetera, eccetera. Quindi pure che batte l'Atletico, non succede, non succede, ma comunque non va. Ma il punto è un altro. La Juventus più o meno gioca così. Cerca di posizionare determinati uomini come Ronaldo, Bernardeschi larghi o comunque vada a fare in modo che questi uomini possano ricevere palla con tranquillità. Quindi Dybala viene a centrocampo per togliersi dal pressing, Mandzukic o Ronaldo, Bernardeschi cercano di stare larghi, eccetera. Dopodiché, una volta che questi fenomeni ricevono il pallone, inventano. Questa è la Juve. Questo è quello che fa Allegri. Suggerisce ai suoi uomini dove andarsi a mettere per ricevere il pallone e inventare. Dopodiché fai tu. A me mi pagano, però fai tu. Il Napoli gioca in un'altra maniera e devo dire superiore, secondo me superiore, anche se ha i suoi limiti per l'amor di Dio, si è visto poi con Liverpool, col Girone, cioè, però è superiore. Cioè, il Napoli riesce a giocare innanzitutto con una tecnica sopraffina, cioè questi qui riescono a passarsi il pallone da qui a lì, una roba pazzesca. Ragazzi, il gol che ha fatto Callejon non è solo il gol, tutta l'azione che ha portato al gol è roba tecnica, perché il pallone è andato a finire troppo, cioè un po' più a destra la prendeva il difensore, un po' più a sinistra la prendeva il portiere, in un centimetro di spazio, esattamente lì. E lì è andato il pallone. Sta roba la Juve non riesce a farle. Cioè, no. Non è, capito? Questi hanno innanzitutto una precisione nei passaggi che è pazzesca e Ancelotti deve ringraziare Sarri per questo, è inutile illuderci. E poi hanno una velocità di scambio del pallone, cioè questi a ridosso dell'area di rigore avversaria, lì dove c'è la densità massima, questi si passano il pallone da me a te, tu fuori, dentro, fuori, io, quello scatta dietro, quello scatta davanti, quello così. Cazzo, questi giocano così. La Juve è diversa, la Juve, questo al pallone, lo tocco una volta, lo tocco due volte, alza la testa, potrei allargare di qua, boom, sto giro me ne vado a sinistra, ma quasi quasi tiro in porta. È tutto lasciato ai singoli e non lo so, non lo so, secondo me ho capito che è un tipo di calcio, lo stanno facendo vedere il contatto, Meret lo tocca, non lo tocca Ronaldo, ma che cazzo me ne frega, perché non è quello il fatto. Ci sono tante cose che non vanno, secondo me. Comunque la Juve, ecco qua, ha vinto un altro campionato. Un altro scudetto da mettere lì allo stadio. Io sto solo pensando al 12 perché ho pensato ai soldi che sto spendendo per andare a vedere sta cazzo di partita. Speriamo bene, ma secondo me, come hanno detto parecchi, sarà così. La Juve andrà in vantaggio di 2-0 e poi prenderà il gol del 2-1, finirà 2-1 e verrà eliminata. Secondo me andrà. Tutti lo stanno dicendo. La Juve parte sparata, va 2-0. E poi prendi il gol che la elimina. Perché è proprio una squadra che non riesce mai a fare quel gol in più. Questo è il problema. Non riesce mai a fare quel gol in più. Comunque, vabbè, detto questo, vi saluto. Vi lascio a voi tutte le belle polemiche che adesso ci saranno lì, toccato, non toccato, eccetera, eccetera. Meno male che hanno dato il rigore a Alessandro. Secondo me, polemiche o non polemiche, se l'arbitro è corrotto, non dava il rigore ad Alessandro. E non espelleva Pjanic. Quindi, secondo me, cioè, due sono le cose: o l'arbitro è venduto o non è venduto. Io la vedo sempre così. Cazzo, ha dato quel rigore così. Ok, ci poteva stare, ma rimane il fatto che un arbitro venduto poteva anche non dare. Cioè, secondo me, l'arbitro ha cercato di. Koulibaly andava espulso alla fine. Secondo me, l'arbitro ha cercato di contenere il più possibile la cosa. Forse la cosa migliore è che non espelleva Meret, magari si continuava a fare una partita normale. Ed era meglio anche per noi, per capire veramente quanto vale sta squadra, perché poi i due gol li ha fatti superiorità numerica e ora la domanda resta: ma allora la Juve è forte o non è forte? Ecco qua, mo Allegri alla fine che può dire? Che ha vinto. Comunque vada, ha vinto. E due gol, calcio d'angolo e punizione. Due gol così. Vabbè,
Speriamo, io spero solo che l'anno prossimo questa squadra ha bisogno, secondo me, di spostare Cancelo da terzino perché non è cosa. È forte, ma deve andare a giocare in avanti. De Sciglio certamente non può fare il terzino perché comunque non è un giocatore. Ci vorrebbe uno come Cancelo però che sa coprire, quindi o Cancelo impara a coprire oppure così. Ci vuole un giocatore forte a centrocampo perché onestamente pure Pjanic ultimamente mi sta un po' rompendo il cazzo. E ci vuole qualcosa che amalgami meglio Ronaldo nella squadra, perché onestamente l'anno scorso c'era più feeling tra Dybala e Higuaín, tanto vale. Cioè, comunque, detto questo, non lo so, vedremo. Ciao ragazzi, fate i bravi, ciao.